Ok, benissimo. Sì, vi sento perfettamente. Io vi ringrazio di avermi ospitato. Sono Michele Ficara, presidente di Asso Digitale. E la domanda che vorrei fare al signor sindaco è la seguente. Io ho avuto il piacere quest'estate di stringere la mano a Cacciari, a Vianello, quando hanno inaugurato la WiFi a Venezia e che è diventata la città più cablata e più connessa a livello italiano, ma probabilmente anche europeo. Ecco, mi farebbe piacere sapere quando potrò incontrare il sindaco di Milano e stringere la mano anche a lei per complimentarmi e per congratularmi della stessa cosa, sperando che avvenga presto a Milano, perché Milano in questo momento ha un gran bisogno di wifi e di connettività, tra l'altro in relazione anche a quanto detto recentemente dal ministro Michela Brambilla sul fatto che si va verso un miglioramento della legge Pisano e quindi addirittura un'abolizione probabilmente per consentire anche all'Italia e di conseguenza a Milano di poter utilizzare le wifi in maniera libera e aperta come avviene in tutto il resto d'Europa. Recentissime, però da quello che so io l'idea è quella di partire dal Politecnico proprio e credo che l'analisi che ancora deve essere compiuta è proprio rispetto alla capacità poi di allargarsi realmente. Una stima di quando, diciamo, metà città, non per dire tutta la città, perché tutta la città magari non sarà possibile, potrebbe essere. No, guardi, questo non glielo posso dire perché nell'analisi che sta facendo il Politecnico, che ha fatto il Politecnico, questo non è scritto, quindi non lo possiamo sapere. Al di là del fatto che esistono adesso tra l'altro anche delle altre tecniche che stanno andando oltre Wi-Fi, quindi so che in ufficio i miei tecnici stanno esaminando anche altre opportunità, per esempio attraverso la rete elettrica. Anche attraverso altri strumenti, perché voi mi insegnate che la tecnologia evolve talmente rapidamente che quello che era innovativo pochi anni fa adesso è considerato non più innovativo. Quindi potrebbe essere anche non solo Wi-Fi, potrebbe essere WiMAX, potrebbero essere allacciamenti fatti attraverso la rete elettrica, quindi potrebbero essere anche altre tecnologie. Sicuramente Milano non vuole perdere il primato di essere la città più cablata e quindi ci stiamo lavorando. Però mi piace darle una risposta precisa nel momento in cui posso dare una risposta vera, Va bene, non solo delle promesse. magari la prossima volta. Su questo tema io tornerei, magari appunto in un prossimo incontro, e passiamo a un altro.